dalla colonna sonora della Vita è Bella di Nicola Piovani al tema di Schindler List e a quello del Padrino. A Cortona, al Centro Convegni Sant'Agostino, a Pasquetta, è infatti tornato l'appuntamento con la musica. In scena il trio Calliope in colori ed emozioni dal romanticismo al Novecento. È una tradizione che ormai da qualche anno gli amici della musica stanno portando avanti nella nostra città e anche quest'anno abbiamo dedicato questa giornata ad un trio eccezionale con oboe, corno e pianoforte, gran parte del concerto appunto dedicato alle musiche da film dei grandi compositori e gran parte appunto anche italiani. Il trio Calliope nasce nel 2000 come trio strumentale con l'intento di valorizzare il repertorio originale per oboe, corno e pianoforte del periodo romantico, allargando poi i propri orizzonti con un occhio di particolare riguardo al mondo del cinema. Nascono proprio agli inizi del Novecento da compositori che componevano, come per esempio Mascagni, anche opere, musica tra virgolette colta, e si sono dedicati all'inizio appunto della cinematografia a comporre delle musiche che venivano eseguite dall'orchestra mentre veniva svolta la pellicola sullo schermo. E poi comunque la tradizione dei compositori italiani è proseguita sempre, per fortuna, fino ad arrivare ai giorni nostri con questi grandissimi premi Oscar che sono appunto stati Morricone o Rota, e anche per esempio John Williams, altro premio Nobel, ha un po' di profumo di musica italiana nelle vene perché è stato allievo di Castelnuovo Tedesco, che era un compositore italiano di colonne sonore che durante la guerra è emigrato negli Stati Uniti e lì ha iniziato a fare, oltre che il grande compositore di colonne sonore vere e proprie, anche di didatta, e ha creato grandi compositori di musica da film.